Radio Radicale, siamo con il senatore Gianni Pittella del Partito Democratico, che è stato presidente del gruppo al Parlamento europeo della sinistra e dei democratici e vicepresidente del Parlamento europeo, che si è occupato più volte di immigrazione. Su questo è intervenuto anche da parlamentare europeo, occupandosi della tragedia che avviene tutti i giorni nel Mediterraneo, per parlare di questo grosso scontro tra il Ministero dell'Interno italiano rispetto all'accoglienza nei porti italiani delle navi in difficoltà, delle navi di un'organizzazione non governativa che dovrebbe portare degli immigrati. Allora, che cosa sta succedendo? Come giudica il comportamento del Ministero dell'Interno italiano, che tocca anche altri ministeri italiani e tutto il governo? Ma ieri è accaduto un fatto drammatico, desolante, devastante. Di fronte ad una nave con oltre 600 persone a bordo, nave che aveva raccolto queste 600 persone, salvandole in mare, e tra queste 600 persone ci sono centinaia di bambini, ci sono minori non accompagnati, vi sono sette donne gravide. E di fronte a questo, il governo italiano, attraverso il duo senza cuore Salvini-Toninelli, ha deciso inopinatamente di chiudere i porti. Che cosa avrebbe fatto un governante di buon senso, che ama davvero il proprio paese? Avrebbe, prima di fare la chiusura dei porti, avrebbe chiamato Tusk, il Presidente del Consiglio europeo, avrebbe chiamato Juncker, il Presidente della Commissione europea, avrebbe chiamato il Premier maltese e avrebbe detto loro: guardate, noi siamo in difficoltà, decidiamo insieme e suddividiamoci i pesi di tutto questo. Invece no, poiché il loro scopo non è quello né di aiutare l'Italia ad avere ottime relazioni europee e internazionali, né di salvare vite umane, ma soltanto quello di avere qualche voto in più, eccoti, in una giornata elettorale si chiudono i porti. Ora, questo è contrario al diritto internazionale, è contrario allo spirito della Costituzione italiana ed è contrario ai valori primordiali che devono albergare nel cuore e nell'animo di tutti noi. Io voglio vedere se qualche persona dovesse morire, facciamo gli scongiuri, preghiamo il Dio che ciò non accada, chi si prenderà queste responsabilità? Sono cose gravissime. Ripeto, non è giusto che l'Italia prenda sulle sue spalle tutto il peso della situazione, ma è giusto richiamare i nostri alleati, i nostri sodali, coloro i quali dirigono le istituzioni europee, anche il Premier maltese. Non è che si può mettere gli altri di fronte a un fatto compiuto. Ecco, per quanto riguarda l'atteggiamento di alcuni sindaci, che cosa può dire sulla decisione di alcuni di voler aprire i propri porti? C'è stata anche una polemica che ha riguardato il sindaco di Livorno Nogarin del Movimento 5 Stelle, che avrebbe dichiarato di essere favorevole all'accoglienza e poi ha rimosso il post su Facebook. Cosa può dire di questo fronte, diciamo, parallelo alla polemica? Ma guardi, a me dispiace che vi sia questa polemica, mi dispiace che sia stata creata questa situazione in cui i sindaci ora ovviamente si sentono dovere, anche morale, di dimostrare un atteggiamento diverso da quello del governo. Ma non dobbiamo arrivare a questa situazione, non dobbiamo arrivare all'isolamento dell'Italia. Perché questo non corrisponde agli interessi degli italiani. Quando quelli dicono gli italiani prima, poi si contraddicono con i fatti, perché in questo modo non si stanno difendendo gli interessi nostri, dell'Italia. L'Italia non è una cosetta così. L'Italia è un grande paese e l'italiano è una grande comunità, un grande popolo che va difeso nel contesto europeo e internazionale. Se prima fai la lite con la Tunisia, poi fai la lite con la Libia, poi fai la lite con Malta, poi non ragioni con i partner europei,
di questo passo dove andiamo a finire? Andiamo a finire nel burrone e Salvini, Toninelli e gli altri devono essere consapevoli che ci stanno portando nel burrone. Ecco, pensa che questa polemica possa rappresentare una pressione per il cambiamento del regolamento di Dublino alla vigilia dell'inizio della presidenza austriaca dell'Unione Europea? Guardi, noi nel Parlamento Europeo abbiamo votato la modifica alle regole assurde di Dublino con una maggioranza composta da socialisti, da cattolici democratici, popolari, verdi, credo, e liberali. Non votò né la destra di Salvini né i deputati del Movimento 5 Stelle. Ecco, il documento che avevate votato prevedeva 2 anni di accoglienza e poi la possibilità di recarsi. C'erano 4 opzioni che ognuno, ogni persona. Era una mediazione che superava comunque la odiosa regola di Dublino che lascia tutto sulle spalle dell'Italia. Allora, vogliamo riprendere quel testo che ha avuto una larga maggioranza nel Parlamento Europeo? Io dico, Salvini lavora attorno a quel testo, quella può essere una base da portare al prossimo incontro dei ministri degli interni, oppure chiama immediatamente Juncker. Queste sono cose così drammatiche che richiedono che si possono fare anche, richiedono riunioni che si possono fare anche nel giro di 2 ore, 2 ore e mezza, si prende un aereo, si va a Bruxelles, oppure si chiama Juncker e viene a Roma. Bisogna avere le relazioni per fare queste cose, e se non ce l'hai le relazioni le devi costruire, perché oggi rappresenti il ministro degli interni del governo italiano, non il leader della Lega. Un'ultima questione, secondo lei come è uscita l'Italia dal G7 che, come tutti sanno, è saltato, e almeno è saltato il documento, la dichiarazione congiunta per volontà di Trump, che ha avuto un durissimo scontro col presidente canadese Trudeau. Allora, l'Italia che figura ha fatto, ed è preoccupato di questo clima internazionale che ridimensiona il ruolo del nostro paese o fa riacquistare, diciamo, quota? Ma l'Italia è uscita male perché il G7 è stato sgonfiato totalmente da Trump, questo folle presidente americano, folle, il quale ha tolto la firma dall'aereo. E però allo stesso tempo l'Italia, attraverso il suo premier, si è vantata di aver avuto un ottimo rapporto con Trump, tant'è che Trump l'avrebbe invitato alla Casa Bianca. Allora, da una parte passiamo dall'accordo preferenziale con Putin, dall'altra passiamo dalla grande simpatia e occhieggiamenti calorosi con Trump, e poi Trump è colui il quale svuota il G7, Putin è quella personalità autocratica che sta lavorando per scompaginare l'unità dell'Unione Europea. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il senatore Gianni Pittella del Partito Democratico.